Allora, buongiorno, vediamo un pochino meglio perché nell'incontro di mercoledì scorso abbiamo visto in maniera approssimata Civitai. Allora, Civitai, che basta scrivere Civitai, adesso io ce l'ho già, ma se scrivete Civitai da solo vi compare nel Google automaticamente questo sito. Ora, questo sito necessita dell'autenticazione, io sono autenticato a mio nome e c'è la possibilità di vedere o meno i contenuti, diciamo, non sicuri. I contenuti comunque si controllano attraverso account settings. Account settings, e qui c'è la possibilità di praticamente da qualche parte trovo scritto se devo far girare ad esempio le GIF, ma soprattutto a un certo punto c'è il content moderation. Il content moderation c'è la possibilità di mettere il content, quindi ovviamente non dovete abilitarlo o l'ho disabilitato nel caso che ce l'aveste già abilitato. Notate che una volta abilitato comunque compare con un'icona in più che dice la visibilità, il tipo di visibilità. Comunque, se voi disabilitate il Matthew Content, che è il primo consiglio che vi do per un uso didattico, diciamo, questo strumento, per evitare immagini troppo esplicite, troppo violente o comunque non adatte per l'uso didattico. Ora, una volta fatta questa operazione, diciamo qui ci sono migliaia di modelli. Io consiglio di caldamente usare i modelli SDXL, quindi dove c'è scritto Models fate SDXL e vedete che ci sono tutti i modelli, diciamo, che sono stati scelti, che sono preferibili, diciamo, in questo contesto. Tre modelli sono stati nascosti perché evidentemente erano, si dice in termine tecnico, NSFW, oppure violenti o altre cose. Di questi modelli hanno interesse soltanto i checkpoint, che sono quelli che ti fa vedere. In questo caso abbiamo solo checkpoint. Se vogliamo vedere solo, essere sicuri di vedere solo dei checkpoint, basta cliccare qua e abbiamo fatto un filtratura solo per i checkpoint. Ora noi andiamo a prendere alcuni di questi modelli. Per esempio, prendiamo come facciamo a scegliere i modelli? Intanto osservate che molti modelli hanno questo simbolo, questo pennello. Ma alcuni non ce l'hanno, quindi quelli che hanno il simbolo sono sicuramente creabili, quindi si possono creare dei modelli con il simbolo. Notate che adesso siamo sotto il Black Friday, quindi in questo momento si può generare modelli SDXL gratis, ma in generale i modelli SDXL li fanno pagare 3 punti, questi qua per ogni immagine, e quindi devono essere poi riassunti. Quindi in questo momento è ancora libero, ma poi dopo probabilmente bisognerà pagare. Ora, una volta individuato un modello che interesse, quindi checkpoint questo, si fa create, e facendo create si ha praticamente questo. Qui c'è già il mio prompt prima, portrait of a young man. Vedete che vi dice il nome del modello, che era quello che avevate selezionato, vi consente di aggiungere dei LoRa o delle altre caratteristiche che in questo momento a noi non interessano. Potete mettere il prompt, in questo caso un ritratto di un giovane uomo, gli dite di mettere delle cose, per esempio, gli potete dire low quality, insomma, ci sono alcune. Tutte le cose low res, Eventualmente potete aggiungere degli altri particolari tipo masterpiece, piece, e qui potete mettere ad esempio photorealistic. Tanto photorealistic spesso è il modello stesso che è fotorealistico. Potete scegliere l'aspect ratio, quindi in questo caso, essendo un ritratto, potrebbe essere meglio dire portrait. Qui vedete che vi dice che adesso costa, ve lo fa gratis, se no dovete pagare. Il CFC Scale, che adesso è 4, ma possiamo mettere Balanced o Precise. Quindi direi che il Balanced, che è il 7,
che vi ho fatto vedere a lezione, va bene. Il sampler per l'SDXL va bene, il Carras, gli mettete un balanced, anzi un fast 20, così fa in fretta a farlo, perché sono quattro immagini, perché qua vedete che gli ho detto di fare quattro immagini. Il seed, spesso si mette random. Se volete replicare un'immagine precedente, mettete lo stesso seed che, a parità di tutti gli altri parametri, dovrebbe darvi un'immagine praticamente identica. A questo punto, una volta che avete fatto tutte le vostre cose, fate il generate specificando la quantità di foto che volete, fate il generate e quindi avete la generazione dei tratti. Ora, io ho fatto delle prove con altri modelli e spesso non li dà. Quando non li dà è perché nei modelli non è specificato il pennello, di solito, però in questo caso mi aspetterei che escano, infatti esce. Come vedete, praticamente abbiamo delle immagini che sono interessanti, sono già con una risoluzione notevole, quindi dovrebbe essere 512x1024. E se li vogliamo più grandi, possiamo dire 1024x1024. Cioè, tra poco ci sarà la possibilità di fare anche delle varianti. E fare l'upscale, quindi ottenere delle immagini ad altissime risoluzioni. Le immagini prodotte possono essere, c'è la I, quindi potete vedere qual è tutte le caratteristiche che c'ha, il prompt, il negative prompt, c'è cioè G-scale, step, cosa clip skip, non so esattamente, ma non ci interessa in questo momento. Lo scheduler, il Keras, si possono copiare i dati. E quindi si può ottenere praticamente qualcosa di simile. Tra l'altro, se una delle generazioni precedenti vi piace, potete fare generate e viene conservate le caratteristiche con cui l'avete creato. Quindi, per esempio, adesso qui possiamo dire di fare un ritratto di una giovane donna, anziché uomo, conserviamo tutto il resto e mettiamolo, anziché. Ecco, portrait era 832x1216, facciamolo quadrato e facciamo sempre il quantity 4. Quindi a questo punto vedete che le immagini generate saranno quadrate, 1024x1024. Essendo il numero di iterazioni a 20, dovrebbe in teoria produrle abbastanza rapidamente e avete ottenuto quindi esattamente le immagini di una giovane donna. Ho visto che qualcuno ha avuto problemi a creare praticamente un pianista. Vi consiglio sempre di mettere molte cose dentro il prompt. Quindi, se volete fare una pianista, dice Young Woman, per esempio, playing piano. Ok, quindi usare sempre l'inglese possibilmente. Quindi playing piano masterpiece, ok? Quindi facendo così possiamo generare praticamente una giovane donna che non solo è lì, insomma, che si fa vedere, ma che fa delle cose, cioè quindi che in questo caso suona il pianoforte. Quindi ecco, e quindi abbiamo praticamente un primo piano di questa giovane donna che fa il pianoforte. Ora, se togliamo un portrait, possiamo vedere praticamente la scena vista un po' più lontano, quindi per esempio qui diciamo man, young man, togliamo la parola chiave portrait, quindi non portrait ma photorealistic young man playing piano masterpiece, okay? Lo facciamo ancora square, facciamo sempre gli altri dati uguali, generate. E quindi otteniamo speranzosamente altre quattro immagini, probabilmente non ritratti, vedete, questi sono nella serie ritratti. Invece, se togliamo ritratti, si vede la persona leggermente più da lontano. Comunque, in questo caso è molto simile, però diciamo che ha fatto il suo meglio. La qualità dell'immagine prodotta, comunque, soprattutto il modello SDXL, è migliore di quella che ho visto pubblicare da alcuni di voi, quindi questo perché è SDXL il modello.
Se no, possiamo usare un altro modello che non è SDXL. Ad esempio, possiamo usare il modello ST, cos'è l'ultimo, diciamo, della serie precedente, era SD 2.1, e qui non ci sono, non ce ne sono modelli, ma perché appunto abbiamo messo la parola chiave SDXL, altrimenti mi aspetterei di vedere i modelli. Vedete che i modelli di questo tipo, ad esempio questo, non ha il pennello e non lo posso usare, ma questo c'è il pennello, questo serve per fare praticamente immagini RPG, questo nemmeno, quindi occorre praticamente cercarne uno, praticamente che abbia quel pennello. Facendo questo, vedete che è cambiato il JAX Naturalize Image Pack, che è diverso da quello che abbiamo iniziato prima, e possiamo, anche qui abbiamo la possibilità di dire quando generiamo se è un'immagine possibilmente pericolosa, ma questo perché nelle parole chiave mettiamo qualcosa di strano, e possiamo produrre anche qua un'immagine, quindi anzi 4, facciamo generate. Che siamo qua, quindi sulla generate, quindi avendo generate non è che lo genera, aspetta, forse ho premuto il tasto sbagliato, facciamo create qua, ecco, alcuni di questi modelli vecchi sembra che non li generi, infatti, però proviamo un attimo, no, ah, forse l'ho applicato qua sotto, generate, niente, non lo fa, quindi magari lo facciamo su un altro modello che ha sempre queste caratteristiche, facciamo generate qua. Ecco, vedete, non tutti i modelli funzionano, quindi sembrerebbe che solo alcuni modelli funzionino con Civitai. In particolare i modelli SDXL, che sono quelli che comunque danno SDXL1, questo, sono quelli migliori comunque. Funziona, dovrebbero funzionare, almeno li ho provati adesso, l'avete visto prima. Quindi potete praticamente cambiare quando c'è ad esempio la cosa. Possiamo andare magari cambiamo un attimo per fare un ennesimo doppio esperimento. People Photography, ok, però non ce l'ha, non c'è il pennello. Prendiamo questo, Paradox SDXL. Paradox SDXL square, lasciamo tutto e vediamo se ci fa fare il generate di questo. Ok, qui sembra che ci abbia più chance. Quindi probabilmente chi mi diceva che non riusciva a generare le immagini, provi a generare le immagini intanto che abbia il pennello e poi magari di preferenza usando il modello SDXL, il modello Stable Diffusion, che permette comunque di ottenere immagini abbastanza soddisfacenti. E con questo credo che sia tutto per quanto riguarda Civitai, almeno per il momento. Spero che funzioni meglio in futuro e quindi non abbia i problemucci che abbiamo visto, cioè quindi che alcune volte non compaiono i disegni e che soprattutto sia possibile fare l'upscaling e il miglioramento delle immagini con le reti GAN che vi ho fatto vedere a lezione. Allora è tutto, e quindi direi che posto così.